Bentornati ragazzi con la 23esima parte di Mystery Dungeon Squadra Blu. Ok, quest'oggi dobbiamo andare al campo fulmine a sconfiggere Raikou. Ok, partiamo subito, ho già preparato tutto questa volta e andiamo. Ok, verrà salvato il gioco come nella precedente parte e va bene. Ok, solite raccomandazioni. Va bene, va bene. Allora ragazzi, io come nella precedente parte, come faccio sempre, insomma, stopperò e mi fermerò al 29esimo piano. Cioè riprenderò al 29esimo piano, dove ci saranno le scale. Intanto abbiamo già tre nemici. Ok, quindi va bene. Faccio i 29 piani e quando sono vicino al 30esimo riprenderò. A dopo. Ok ragazzi, siamo qua, 29esimo piano, scale, e andiamo. Perché? Perché sei qui? Questo è il campo lampo, il mio regno. Sono Raikou, corro come un fulmine. Il mio corpo è come le nube cariche di pioggia. Ruggisco come l'eco del tuono. Molti hanno invaso il mio territorio. Cosa ne è stato di loro? Lascia che te lo dimostri. Anche tu seguirai il loro destino. Ok. Stavolta inizierò con un bel semitraglia. Via raffica. Bene, bene. Aio. C'è morto Polirat. Vabbè. Ah, è vero, il Revital Seme mi è andato sciupato, però... niente, butto il Teleseme a terra. Aio. Mi devo tenere un Vigor Nastro almeno. Per il Nastro Forza, vabbè, pazienza. Facciamo forza allora. E... addio. Come osi? Come è potuto succedere? Ad ogni modo, hai vinto tu. Sentiamo il tuo sogno. Questa è la piuma rossa. Tu, sta alla larga. Il fulmine di Raikou trasmette energia alla piuma rossa. La sua gradazione di giallo che tende al rosso è veramente deliziosa. Dirigiti verso nord-est. Vai in un posto chiamato Campo Tramontana, cioè dove vive Suicune. Ritroverai un Pokémon chiamato Suicune. Se hai abbastanza fortuna da incontrare Suicune, forse il tuo sogno si avvererà. Scepter riceve la piuma tramonto. In più, Campo Tramontana ora accessibile. Sì, cerco di stare un po' in tono con la soundtrack. Bene, salviamo. Bene ragazzi, siamo a 2 su 3 bestie leggendarie di Yoto. Vi chiederete chi è il famoso leggendario? Beh, ovvero quello che diede la nascita a Entei, Raikou e Suicune. Aio, oggi non riesco a parlare. Vabbè, sarà perché sono le 11 di sera. E allora vabbè, 11 di sera è di giovedì comunque. Vorrei
farvi notare che Jolly non è quello che fa i video all'ultimo secondo. Intanto vediamo qua cosa c'è. Ah, vabbè. Qualcosa tanto per guadagnarsi da vivere. Ma niente di che. Ah, vi faccio notare anche il rango platino. 5174 poké. Revital Seme dovrebbe essere... Sì! Ok, Revital Seme è stato così, reso riutilizzabile, semplicemente uscendo. Ho preso anche una pietra tuono al 29° piano, poco prima di riattaccare, diciamo. Fa evolvere tipo Pikachu e Jolteon, perché siamo fino alla terza generazione, e va bene. Dunque ragazzi, prima di lasciarci vorrei darvi un po' di note tecniche. Beh, non proprio tecniche, perché di robe tecniche non ho niente da dire. Finirò Mystery Dungeon Squadra Blu e poi farò forse Pokémon Bianco 2. Molto probabilmente farò quello. Per intanto mi dedico a questo, perché non è finito. L'avevo messo in sospeso, adesso ci sarebbe da continuare l'after game, fino a che non mi stancherò, ecco. Quindi non aspettatevi nulla di preciso, fine o inizio, insomma le date sono ancora vaghe. Allora, qui invece vorrei... No, aspettate, allora, ok. Io non volevo andare da Kecleon. Volevo innanzitutto, ecco, mettere questi due al sicuro. Anche la Gaudio Gala, strumento rinvenuto nella grotta solare dove ho preso Surf. Ah, comunque sì, ragazzi, sì, qui ho le missioni, va bene. Voglio farvi vedere una cosa. Qui può essere che trovate delle missioni per la Torre Celeste, no? Ecco, però la Torre Celeste non potete andare se non avete volo, no? Io credevo fosse una cosa del tipo... Ma no, ma sarà impossibile trovare volo, non c'è nel gioco. E invece ho scoperto che c'è, ragazzi. Allora, vi faccio vedere un attimo. Un attimo che andiamo qua. Se volete la... MN volo, sappiate che dovete andare qua, collina dragone. Allora, vi dico che è un posto pieno di draghi, vabbè, come avrete capito, comunque sia. E qui sempre la grotta solare, ci sarebbe al 15° piano cascata e al 10° piano un'altra MN che non sono sicuro, ma dovrebbe essere sub. Non sono sicuro. Comunque sia, MN volo, cascata, surf e un'altra che non mi ricordo. E poi taglio e forza e spaccaroccia, non lo so, vabbè. La nostra prossima meta sarà il campo Tramontana, nella 24esima parte. Intanto io vi saluto e si sta per avvicinare Natale, quindi vabbè, per adesso è presto perché è il 10 dicembre oggi. Comunque sia, ecco, vuole semplicemente dirvi di stare sintonizzati e aspettare nuove parti di After Game. Alla prossima di Mystery Dungeon Squadra Blu. Ciao da Giulio92.